Se, cavolo, se, mamma mia, ogni volta stessa storia, ogni volta stessa storia, oh, si soffre come dei cani qua, si soffre come dei cani, ma almeno secondo la mia opinione il risultato è la cosa più importante di gioco e qualsiasi altra cosa. La temevo questa partita, non ve lo nego, ho avuto sensazioni contrastanti, nel senso, fino a banalmente una settimana fa pensavo in un pareggio. Poi dopo il pareggio dell'Inter, dopo comunque una Juve che comunque ha vinto a Frosinone, avevo buone sensazioni, una Juve non brillantissima stasera. Mi è piaciuta più, per esempio, in altre apparizioni, ma la Juve che ha fatto una partita, scusate Jurli, ma vabbè, una partita attenta, una partita attenta, chiaro, era una partita nella quale probabilmente la Roma meritava il pareggio per quello che si è visto. Specie nei primi 20 minuti del primo tempo la Roma ha giocato meglio, la Roma che approccia la partita bene, palo di Cristante deviato, tiro di Dybala d'interno che sfiora il gol. La Roma ha avuto diverse occasioni pesanti nella prima parte di gara. Poi la Juve in realtà fa molto una partita da ripartenza per molti tratti della partita. Con Yildiz, che quello più secondo me è stato uno dei migliori del primo tempo dopo un inizio difficile, tecnicamente molto molto bravo nello stretto, e Vlahovic che non ha segnato ma ha avuto due o tre occasioni importanti, in due o tre non ha centrato la porta, in un altro invece Mancini ci ha messo una pezza, veniva molto spesso marcato diciamo da Llorente e spesso veniva proprio, guarda davvero fa. Spesso veniva proprio messo nella condizione peggiore, spalla alla porta. Llorente, gran difensore comunque, a parte tutto. Ha fatto un assist bellissimo per il gol di Adrien Rabiot, terzo gol in stagione per il classe. Ma che cacchio ho detto? Classe, non me lo ricordo. Forse 1995, non voglio dire una cavolata. Sì, potrebbe essere 1995 spalata a caso. Però il francese secondo me oggi ha fatto una gara molto importante. Si sente quando c'è Rabiot e quando non c'è Rabiot e magari quando c'è Miretti. Si sente tantissima presenza in campo e oggi ha segnato un gol dopo appunto il tacco di Vlahovic, dopo un'azione partita con un impallo è riuscita a concludere. In rete per l'appunto. E una Juve che nel primo tempo, appunto, nella prima parte, nel primo spezzo di gara, è un po' impaurita, secondo me. Infatti, non ero soddisfatto all'inizio, poi con il tempo cresce. E a fine primo tempo la Juve ha sfiorato il gol con l'occasione forse più grande della partita. Tiro di Costa, c'è diciamo, Mokhtar sicuro Ndicka sulla linea. Fa un salvataggio bellissimo di testa, miracoloso. Nel secondo tempo, la Juve giocata di partenza, un secondo tempo abbastanza simile per certi versi al primo, una Roma che dopo l'1-0, perché Roma ha preso il gol dopo 2 minuti, tra l'altro ha azzeccato il pronostico bene, l'unico di questo weekend che non è andato benissimo, in termini pronostici ovviamente, la Roma prende gol dopo 2-3 minuti all'inizio del secondo tempo, poi la Roma alza un po' il baricentro, però un paio di cross dalla sinistra verso la destra anche nel primo tempo, un tiro di Asmoun, un colpo di testa parato a Šestu, un tiro di Dybala che ci ha fatto soffrire per una buona parte di gara. Lukaku invece oggi 0 palloni toccati, veramente Lukaku mai pervenuto. Per il resto Cristante ha fatto una buona partita, Paredes era l'ex insieme a Dybala, ha fischiato Paredes. Dybala non gliel'ho più quale idea, però secondo me non è stato fischiato. Alla fine della fiera i tre di difesa mi sono piaciuti tanto, forse Daniele è stato quello un po' meno brillante, ma tutti e tre mi sono piaciuti tanto. Bremer, Daniele e Gatti molto molto bene, specie Bremer e Gatti tanta tanta roba. È stato anche schierato Weah sulla fascia di destra, non l'avrei schierato mai dal primo minuto, ha fatto una partita attenta in fase difensiva, in fase offensiva. Ha faticato un po' bene Kostic stasera, decisamente meglio rispetto ad altre partite, anche se è lontano parente di Kostic dell'anno scorso. Si vede che raga, quando Kostic gioca con Chiesa è un altro giocatore, quando non gioca con Chiesa gioca decisamente meglio perché Chiesa va a occupare la zona di campo di Kostic, cioè si pestano i piedi. È andato vicinissimo al gol, veramente. Poi sono stato anche un po' agitato stasera, giustamente. Per il resto, Locatelli ammonito, salterà il prossimo turno che sarà con la Salernitana in campionato, prima anche in Coppa Italia, se lo diremo in 3 giorni a Salernitana, ok, che ha vinto oggi a Verona. Per il resto, benissimo, cioè bene Rabiot con il gol.
Bene anche McKennie, mi mangio le mani perché ha avuto l'occasione per fare il 2-0, 2-0 poi annullato in fuorigioco su gol di Federico Chiesa a pochi istanti alla fine della gara, fuorigioco abbastanza netto, si vede con l'occhio, l'ho visto subito a occhio nudo, 6 minuti di recupero, vabbè non parlo, non voglio parlare di decisioni arbitrali. Una Roma che a me è piaciuta, stasera ben in fase difensiva, forse alla Roma è mancato Lukaku, secondo me. È mancato Lukaku, però concentrandoci sulla Juve è entrato anche in Junior che era in corso molto bene. Non l'avrei fatto entrare, ma ha fatto una partita importante, secondo me, in Junior. E poi per il resto aggiungo anche, vabbè, è entrato anche Milik che ha tenuto qualche pallone sì e qualche no, tanti falli a favore della Roma negli ultimi minuti di gara, tanti calci di punizione. Nel secondo tempo c'è stato un ritmo più spezzettato, invece nel primo tempo si è giocato veramente tanto, vabbè, mamma mia. Una vittoria che porta la Juve al secondo posto, in realtà lo occupava già, e a meno 2 punti dall'Inter, dunque recuperiamo 2 punti che sono oro, che sono oro. All'Inter avrà il Verona, noi la Salernitana in campionato, da non sottovalutare chiaramente. Bene Vlahovic, ma non benissimo perché in 2 o 3 occasioni poteva centrare senz'altro la porta. È entrato Chiesa. Sì, ok, aveva fatto il gol annullato, aveva realizzato il 2-0 poi annullato, però ha sbagliato tante scelte, tanti passaggi evitabili. Non è impazzito Allegri a fine gara, stranamente. E nella Roma è entrato anche Pellegrini, una Roma più offensiva anche con Osimhen, Dybala, Lukaku. Ecco, una Roma che si è sbilanciata per trovare l'1-1. Roma che veniva dal 2-0 al Napoli, era fondamentale vincere oggi. Era fondamentale. Oh, buone vibes. Poi ho avuto tanta ansia nel finale, non ve lo nego. Ero in silenzio per non so quanto tempo. E poi io quello che ho da dire, in realtà l'ho già detto, una Roma che non smuove in positivo la sua classifica, una Roma che non riesce ad agganciare il Bologna e dovrebbe occupare il sesto barra settimo posto di campionato, ha vinto l'Atalanta oggi, quindi non è una notizia troppo positiva per la Roma. Dybala è partito dal primo minuto e ha fatto in più di una volta con 2 o 3 tiri pericolosi, specie uno con l'interno finito fuori di nulla, tremare anche la Juventus. Danilo non è stato brillante magari con una solito, ma Gatti e Bremer secondo me stanno crescendo, senz'altro sono 2 giocatori forti, magari Gatti non potrà giocare 38 partite e sono d'accordo, però è un giocatore che secondo me deve giocare, poi Eating, io vi ho già detto cosa ne penso, io credo che Eating se non è a gennaio, oppure sarà a giugno, ma Eating secondo me andrà via, perché gioca poco, oggi ha fatto una buona gara, ma onestamente mi dispiace pure per il ragazzo, non impazzisco perché tecnicamente deve migliorare, su questo sì, però ha difeso molto bene oggi e sono molto contento della prestazione di Lin Junior. E McKennie nei minuti finali della gara ha avuto non so che cosa, forse ha ricevuto un pestone, è uscito un pelo dolorante, ma non dovrebbe essere nulla di che. E oggi siamo ritornati a non subire gol, molto molto bene, abbiamo un problema perché un gol. Sono un gol a partita sono pochi, uno, due. Il massimo dei gol della Juve sono due. La Juve molto raramente ne fa tre. È un caso se la Juve fa 3 gol, massimo 2, se no, se no 1 per l'appunto. E dai, io direi che ho detto praticamente tutto. La Juve è soddisfatta chiaramente di questa vittoria molto molto preziosa, soprattutto anche in classifica. Guadagniamo 2 punti sull'Inter, come vi ho detto prima, molto molto importanti. E basta, concentrazione al massimo per la partita di giovedì contro la Salernitana. Detto questo, ci vediamo domani con le pagelle, poi ci vediamo l'1 con il pagellone d'andata di questa prima parte di stagione. Ciao ragazzi.